Buongiorno a tutti quelli che vedono il lato positivo anche nelle avversità. Buongiorno, svegliati avvocatura. Hai qualcosa da dire? Contattaci 331-309-7852. E buongiorno, svegliati avvocatura, da Vicenza con Angelo Marzo. Buongiorno con Adele in regia e Milena Miranda con me in conduzione. Buongiorno, buongiorno a tutti da Napoli. Angelo, oggi puntata più ricca, vero? Diciamo, va bene, è più ricca ma sempre una puntata interessante. Oggi avremo bancario, i contratti di mutuo e di conto corrente monofirma con Letizia Vescovini, responsabilità medica, il decreto Gelli con Federica Federici, ascolteremo il Domenico Pittella. Poi avremo live con Carlo Rombolà, i migranti devono conformarsi ai nostri valori, la sentenza della Corte di Cassazione, e in diretta avremo la senatrice Elena Ferrara che ci dirà che ieri, e lo sappiamo tutti, e ci informerà sulla legge sul cyberbullismo approvata ieri. Poi ascolteremo l'evento di 22 maggio 2017 con Francesco Petrelli, segretario dell'Unione Camere Penali Italiani, che ci parlerà della raccolta delle firme per la separazione delle carriere e della manifestazione a Piazzale Clodio a Roma. Concluderemo con le pillole Avvocati e Diritto con Manuela Leuzzi, Omissione e Responsabilità Medica, Lavoro e Pubblica Amministrazione con Maria Cristina Fabretti, il diritto sindacale dei militari e il lavoro con Roberto Pozza, Job Act del lavoro autonomo. A te Adele per la regia. Siamo in diretta, sulla radio dell'Avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradioyouslaw.it. Firma i tuoi documenti informatici a valore legale e scopri le soluzioni Lextel per la firma digitale. Puoi richiedere la Lextel Key, il dispositivo portatile su chiavetta USB o la firma digitale remota per firmare i documenti ovunque sei, solo con il tuo smartphone. Visita il sito www.lextel.it. Uslow Web Radio. www.webradioyuslow.it. webradioyuslow.it. Alle 7:18 di giovedì 18 maggio il nostro imprescindibile spazio news curato dal direttore Andrea Finn e da Marco Miccichè, Simone Santucci e Valentina Marsella. Spazio News. Spazio News di Uslow Web Radio, l'aggiornamento informativo dall'Italia e dal mondo per tutti gli avvocati. Buongiorno e benvenuti a Spazio News. Questa è l'edizione di giovedì 18 maggio. In apertura i lavori parlamentari perché è stata approvata in via definitiva la nuova disciplina sul cyberbullismo. Il servizio di Simone Santucci. Cyberbullismo. Il ministro Finocchiaro dichiara: i minori saranno più protetti e consapevoli. L'approvazione definitiva del disegno di legge sul cyberbullismo è frutto di un lavoro lungo e complesso che ha visto collaborare positivamente governo e Parlamento per raggiungere un risultato equilibrato e ci auguriamo efficace nel contrastare questo fenomeno che colpisce sempre più spesso le vite di giovani e giovanissimi, siano essi le vittime o gli autori di questi atti. Mi sembra il modo migliore per il nostro paese di celebrare la giornata internazionale contro l'omofobia che ricade proprio oggi. Lo afferma di nuovo la ministra per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, dopo il sì della Camera alla nuova legge. Da madre, oltre che da rappresentante delle istituzioni, prosegue la ministra, non posso che essere soddisfatta. La scelta di concentrare gli sforzi sulla prevenzione e l'educazione, senza trascurare la cancellazione più possibile rapida dal web di contenuti che possono ledere la dignità dei minori colpiti, punta a costruire una cultura positiva nel rapporto tra giovani e nuove tecnologie, dalla collaborazione tra scuole e rispettivi docenti, le forze di polizia, gli esperti che saranno coinvolti e gli stessi studenti potrà nascere un circuito virtuoso, volto ad accrescere la consapevolezza sugli effetti talvolta drammatici di questo fenomeno più di quanto si sarebbe potuto ottenere con strumenti esclusivamente punitivi. Simone Santucci, Uslow Web Radio, Roma. Approvato ieri in Senato anche il disegno di legge sulla tortura.
Ci aggiorna Valentina Marsella. Un passo decisivo che consente finalmente di sbloccare una fase di stallo che è durata troppo tempo. Così il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha commentato l'approvazione del disegno di legge sul reato di tortura, che ieri ha ottenuto l'approvazione in Senato. Approvazione che non è però ancora definitiva. A sbloccare la situazione due emendamenti presentati dai relatori e approvati dall'Aula di Palazzo Madama. Il primo, che configura la violenza come tortura se il fatto è commesso mediante più condotte, ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. L'altro emendamento stabilisce invece che l'aggravante non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti da parte della polizia. Approvato anche l'inasprimento della pena minima della reclusione da 3 a 4 anni e quello che specifica che la pena della reclusione da 5 a 12 anni si applica al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abbia abusato dei poteri o violato i doveri inerenti alla funzione o al servizio. Ora l'auspicio è che la Camera approvi in tempi rapidi e in via definitiva la legge, colmando così un vuoto normativo. Valentina Marsella, Uslow Web Radio, Milano. L'Italia è ancora in ritardo nella lotta al terrorismo. Ad affermarlo è l'Unione Europea, che ha mandato un richiamo al nostro paese. Marco Miccichè. Una severa bacchettata sulle dita. Per l'Europa, infatti, l'Italia è ancora in ritardo nella lotta al terrorismo. Il nostro paese continua a non uniformarsi nelle regole di scambio di informazioni tra i paesi dell'Unione Europea su DNA, impronte e targhe auto. Per questa ragione, appunto, la Commissione europea ha quindi inviato un parere motivato, seconda tappa della procedura di infrazione, per essere venuta meno all'attuazione delle cosiddette decisioni PRUM, elemento chiave dell'agenda europea sulla sicurezza del 2015. Queste consentono infatti lo scambio rapido tra i 28 paesi nelle informazioni su DNA, impronte digitali e targhe di immatricolazioni auto. Gli Stati membri avevano tempo sino al 2011 per mettere in pratica queste misure, ma l'Italia, non sola, insieme ad Irlanda e Croazia, avevano già ricevuto a settembre 2016 una messa in mora, prima tappa appunto dell'apertura di una procedura di infrazione. Ma nonostante questo, ad oggi nulla è stato fatto e ancora non è stato assicurato lo scambio. Marco Miccichè, Uslow Web Radio, Roma. Era questa l'ultima notizia di oggi. Andrea Fin vi augura una buona continuazione di giornata con i programmi di Uslow Web Radio. Spazio News. Spazio News di Uslow Web Radio. L'aggiornamento informativo dall'Italia e dal mondo per tutti gli avvocati. L'Italia è un paese complesso e meraviglioso, ma fare impresa è sempre più un'impresa. Per questo da quasi 40 anni lavoriamo per semplificare la vita alle aziende e ai professionisti, creando software gestionali costantemente aggiornati e in grado di adattarsi ad una realtà così difficile e in continuo mutamento come la nostra. Metteteci alla prova, chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Scarica la nostra app Uslow Web Radio per Apple e Android. E adesso iniziamo con i nostri approfondimenti. La prima intervista curata da Angelo Marzo a Letizia Vescovini in materia di bancario, validità dei contratti di mutuo e di conto corrente monofirma. Buongiorno Letizia Vescovini. Buongiorno. Ciao Letizia. Ti chiamiamo sempre per la tua consueta consulenza in materia di diritto bancario o comunque per appunti di diritto bancario. Allora, stavolta ti chiedo la questione della rimessione alle sezioni unite dei contratti monofirma, sia di tipo bancario che di tipo finanziario. Sì, allora nei giorni scorsi è stata rimessa all'attenzione delle sezioni unite la cosiddetta questione dei contratti monofirma, cioè dei contratti bancari o finanziari sui quali ci sia soltanto la sottoscrizione del cliente senza appunto la sottoscrizione della banca. Uh-huh. Diciamo che nell'anno scorso, nella primavera scorsa, la Cassazione era intervenuta con quattro sentenze che avevano posto chiaramente il luce
luce che fosse necessario che la forma scritta venisse rispettata e che quindi anche la banca dovesse produrre un contratto su cui risultassero sia la firma del cliente sia la firma della banca stessa, e non fosse sufficiente che diciamo la modulistica su cui era posta la firma del cliente fosse riconducibile alla banca. È una questione questa che sembra formale e un po' da azzeccagarbugli, in realtà ha dal punto di vista pratico e sostanziale una ricaduta enorme sul contenzioso. Questo perché diciamo la forma scritta qualora venga disattesa comporta la nullità del contratto quadro di investimento o del contratto di conto corrente. Questo significa che nell'ambito dei contratti finanziari l'investimento eseguito in forza di un contratto che sia stato dichiarato nullo consente al cliente di ottenere la restituzione di quanto ha investito, e quindi nelle varie ipotesi di azioni azzerate piuttosto che azioni popolari di Vicenza Veneto Banca, la mancanza del contratto quadro consente appunto al risparmiatore che ha ormai in mano un titolo che non vale nulla di sperare di recuperare il valore investito. Certo. In ambito bancario ha dei riflessi molto importanti, perché qualora non ci sia una pattuizione per iscritto delle condizioni economiche ai sensi dell'articolo 117 del TUB, la banca non può che chiedere un interesse che sia quello legale o eventualmente l'interesse sostitutivo previsto dall'articolo stesso, sempre dal 117, che è normalmente notevolmente inferiore rispetto al tasso applicato. Quindi vuol dire che nei vari contenziosi per atto CISM e usura la mancanza del contratto comporta la necessità di rideterminare il saldo sulla base di criteri diversi rispetto a quelli applicati dalla banca, con possibilità di recupero di somme veramente importanti. Ho capito. Secondo te quello che io ti chiedo è un eventuale diciamo giudizio positivo e negativo per le banche da parte delle sezioni unite può avere influenza sui rapporti processuali già in corso? Può essere dichiarato come una specie di ius superveniens, anche se di tipo processuale? Sai, secondo me se ancora la decisione non è stata confezionata, quindi non è stata redatta la sentenza, è possibile che comunque il giudice tenga conto di questo orientamento che verrà espresso in un senso o nell'altro e che quindi appunto possa arrivare a decisioni in linea con l'orientamento di quello che uscirà dalle sezioni unite. Ecco, adesso devo dire la verità che in punto di diritto penso che le sentenze dell'anno scorso e della primavera scorsa fossero assolutamente conformi alle regole generali, e quindi che fosse appunto opportuno seguire quello che è il diritto civile anche in materia bancaria, nel senso che non vedo per quale ragione un contratto che per il quale sia prevista la forma scritta ab substantiam possa non trovare la firma di uno dei due contraenti. È come se si andasse dal notario e nel momento in cui si va a acquistare la casa uno dei due non firmasse, l'altro dicesse vabbè fa lo stesso, mi va bene uguale, il notaio non penso che continui nella stipula della compravendita. Certo. Ecco, certo. Per essere abbastanza concreti, quindi non vedo perché nell'ambito del diritto bancario si debbano disattendere le regole basilari del diritto civile. La forma scritta sostanza richiede la forma del consenso per iscritto di entrambi i contraenti, e penso che sia dovuta la forma diciamo il contraddittorio sulla, cioè voglio dire il corrispettivo della firma della banca, insomma la parte. Sì. Benissimo, Letizia, ti ringrazio come di consueto e una risentirci alla prossima volta. Buona giornata a te. Bene, a presto, saluti. Svegliati, avvocatura. E alle 7:29 del 18 maggio abbiamo con noi in diretta la senatrice Elena Ferrara. Elena Ferrara in partenza in aeroporto, l'abbiamo presa al volo,
è la mamma di questa legge sul cyberbullismo. Possiamo dire mamma di questa legge, peraltro ricordiamo che ieri è passata alla Camera con ben 432 voti favorevoli e un solo astenuto. E questa legge ha il sì definitivo della Camera ed è una legge che ieri ha visto alla Camera anche il papà di Carolina Picchio, Paolo Picchio, che era proprio a fianco a lei. Senatrice, che cosa significa questa legge adesso? Beh, prima di tutto significa che abbiamo dato una risposta ad un gesto tragico di Carolina, appunto la figlia di Paolo Picchio, e che si è suicidata, lasciando però un forte messaggio, perché aveva effettivamente denunciato il motivo per cui lei si toglieva la vita, e che è riferibile al bullismo informatico. E dice: ottimo lavoro ragazzi, questo è il bullismo, tutto qua, ma le parole fanno più male delle botte. E poi dice: come fate a essere così sensibili? Lo faccio perché voi così capirete che bisogna essere più sensibili. Insomma, lei nella sua disperazione in quel momento ha ritenuto comunque di lasciare un messaggio, e quindi questa legge rappresenta una risposta a quel messaggio. Per questo, certo, che mi sento un po' mamma. Io sono stata, ero sua insegnante alle scuole medie, quindi allora diciamo l'aspetto dedicato agli adolescenti è quello che ci ha preso di più anche nell'aspetto di indagine, di approfondimento del problema. E infatti la legge è dedicata ai minori, alla loro tutela, siano essi vittime, siano essi responsabili, che spesso appunto sono responsabili inconsapevoli. I reati ci sono già, e quindi spesso questi responsabili non sanno che incorrono in fattispecie di reato anche pesanti. Il processo per Carolina li ha messi completamente in evidenza. Quindi viene definito appunto il cyberbullismo con condotte che si riferiscono sia al codice penale sia alla legge della privacy, quindi sostituzione di persona, pubblicazione illecita di dati personali, pedopornografia, certo, eccetera. Perché, insomma, quindi sono pesanti che, come reati, e loro spesso non se ne rendono conto. Vero, senatrice, sì, noi ricordiamo che una delle cose più importanti di questa legge sarà che proprio i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, comunque minori, non dovranno più attendere l'autorizzazione del genitore o del tutore, insomma, eventualmente, per poter chiedere l'oscuramento di un sito lì dove si ritengano, diciamo, bullizzati e quindi danneggiati da questo sito stesso. Se entro 48 ore non viene fatta questa, diciamo, questo oscuramento, ci si rivolge al garante per la privacy. Esatto, e questo è uno degli elementi appunto di sostegno alla vittima. Dopodiché ci sono anche, c'è la procedura di ammonimento, che invece è stata pensata per andare incontro alle esigenze, se vogliamo, di tutela rispetto soprattutto dei processi penali, che spesso allungano i tempi e non responsabilizzano così tanto. Quindi c'è la procedura di ammonimento sempre dai 14 ai 18 anni, un ammonimento che cessa al compimento del 18° anno se non c'è recidiva, ed è sostanzialmente una mutuata dalla legge sullo stalking, dove l'autorità di sicurezza, il questore, con il minore e la famiglia fa un percorso di rieducazione, risocializzazione, ricomposizione di conflitti con le vittime, tra vittime e carnefici, diciamo così, in modo che davvero avvenga un percorso anche di pentimento, cosa che non sempre un processo penale produce. Quindi questo ritengo che sia un altro, ritengo anche raccolto in tanti anni, perché la legge è stata scritta più di 3 anni fa, e quindi diciamo, mi sono confrontata con tanti professionisti del mondo del diritto, del mondo della pedagogia, e quindi ho sempre riscontrato
comunque una, diciamo, da questo, su questo procedura un consenso importante, perché poi dopo cosa conta? La rete dei servizi, che con la scuola, i servizi minorili, i servizi socioassistenziali, gli enti locali, cioè non dobbiamo lasciar sola la vittima, neanche il ragazzo che appunto si è reso responsabile di condotte di questo tipo, non dobbiamo lasciare solo le loro famiglie, anche quando queste vittime hanno bisogno di essere curate, anche quando questi bulli hanno bisogno di essere curati, ma dobbiamo fare rete a livello territoriale, ma anche a livello centrale. Ecco, da lì il tavolo interministeriale che prevede la presenza di i ministeri, le autorità garanti, anche i genitori, il forum dei genitori e anche degli studenti, le associazioni che si occupano di questi temi, per poter al meglio e anche in fretta, qui ci dovrà essere un decreto interministeriale, intervenire con delle buone pratiche che già in parte vengono attivate, sui nostri sono state attivate sul territorio nazionale e internazionale, quindi vanno, diciamo, devono contaminare tutto il territorio nazionale, a partire dalle scuole, con un referente per ogni autonomia scolastica. Un referente che ci sarà praticamente in ogni scuola, e soprattutto noi adesso, voi lavorerete sicuramente anche a tutta la parte dei decreti attuativi, perché non finisce qui, questo è soltanto un primo passo importantissimo, ma i decreti attuativi sono quelli che poi daranno la vera misura, no, di questa legge, che nel paese è molto molto sentita. Ma guardi, come sempre i decreti attuativi e le fasi poi operative sono altrettanto delicate, diciamo che discendono però da una cifra che questa legge mette sul piatto già oggi, e lei deve sapere che comunque questi referenti, per esempio, sono già stati indicati e individuati all'interno delle scuole, perché la legge contesto praticamente come quello che abbiamo ieri visto approvare alla Camera è già stato approvato all'unanimità al Senato 2 anni fa, quindi se vogliamo ci sono già state delle linee guida, adesso saranno rinnovate con nuove linee guida nella scuola, però non, diciamo, il Ministero dell'Istruzione non è stato fermo né col Ministro Giannini né con la Ministra Fedeli, quindi l'altro momento delicato è quello dell'istituzione di questo tavolo interministeriale, perché lì saranno sedute anche le aziende digitali e lì si metterà appunto a segno il codice di coregolamentazione che esprime quei dispositivi che vengono utilizzati proprio dai minori per poter fare le segnalazioni. Quindi, diciamo, un'alleanza educativa forte dove nessuno si può tirare indietro. Quel decreto interministeriale è davvero importante. Va benissimo. Grazie senatrice Ferrara, grazie della sua disponibilità. L'abbiamo presa in partenza, le auguriamo una buona giornata. Sì, adesso prendo un volo e vado in Veneto a parlare con i ragazzi delle scuole e con i loro genitori. Benissimo, grazie. La ringraziamo tantissimo. Buona giornata. Grazie a voi, grazie, un saluto agli ascoltatori. Uslo Web Radio presenta Aspetti giuridici delle web radio. La radio si evolve e transita dalle frequenze al web. Aspetti giuridici delle web radio è il primo manuale sulle web radio, scritto da Valentina Carollo, edizioni Uslo Web Radio. Acquista l'ebook a soli €4,99. Cercalo su Amazon o su qualsiasi store. Con un click sarà disponibile sul tuo dispositivo. Con il tuo acquisto contribuirai a far crescere Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura. Da colleghi a colleghi. Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura. Da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Proseguiamo con l'approfondimento ascoltando un'intervista di Federica Federici a Domenico Pittella sulla responsabilità dei medici e il decreto Gelli. Sono qui con l'avvocato e collega Domenico Pittella, oltre a essere collega è anche titolare della scuola Greco Pittella, che prepara giuristi, magistrati, avvocati e tutti i commissari, nonché dottore di ricerca in diritto civile. Oggi in questo convegno sulla responsabilità medica e sulla legge Gelli ci ha fatto una panoramica normativa soprattutto sugli aspetti civilistici. Riusciamo a sintetizzare in pochi minuti quello, certo, che è stato il tuo intervento? Possiamo, la parola è interessantissima. Possiamo dire che in virtù di questa riforma, dal punto di
vista del diritto civile, l'operatore sanitario che opera all'interno di una struttura sanitaria è maggiormente tutelato rispetto a quanto accadeva precedentemente. Cioè si cerca e si riesce, vedremo se si riuscirà, ma le aspettative sono sicuramente positive, a porre un freno alla medicina difensiva, cioè si mette l'operatore sanitario in condizioni di operare in maniera più serena, senza però diminuire la tutela per il paziente. Questo perché, uno, questa riforma investe sulla prevenzione del rischio, la responsabilità deve essere una extrema ratio. Per quanto riguarda la responsabilità, per quanto riguarda l'operatore dipendente da una struttura, la prima novità è il superamento della figura del contatto sociale, che era una figura, dico in maniera... sfacciata? No, voglio soltanto semplificare sostanzialmente, che serviva di elaborazione giurisprudenziale per aiutare il paziente che agisse per risarcimento dei danni nei confronti di un medico o operatore sanitario dipendente da una struttura sanitaria. Questo non accade più perché il medico dipendente da una struttura sanitaria risponderà ai sensi del 2043 del codice civile per illecito extracontrattuale. Ma perché il paziente non è meno tutelato? Perché il paziente può comunque agire a titolo contrattuale nei confronti della struttura sanitaria. Altro punto di tutela forte per l'operatore sanitario è che mentre prima la struttura sanitaria poteva rivalersi in toto nei confronti dell'operatore, oggi non sempre accadrà così. Perché? Potrà rivalersi chiaramente in caso di dolo, perché se il medico dolosamente, volutamente ha recato un danno al paziente, pensiamo ai casi a volte postici dalla cronaca di errore con finalità lucrative, sostanzialmente un medico che volutamente sbaglia l'intervento, in questo caso chiaramente la rivalsa potrà corrispondere a 100 su 100. Invece in caso di colpa lieve dell'operatore sanitario, la struttura sanitaria non si potrà rivalere. In caso di colpa grave potrà rivalersi, ma potrà rivalersi entro un quantum limitato, massimo tre volte la retribuzione annua lorda dell'operatore sanitario. Queste sono regole importanti perché l'operatore sanitario, e questa era la percezione della materia, andava verso il fenomeno della cosiddetta medicina difensiva. Che significa? Significa rifiutare alcuni trattamenti a rischio maggiore, significa prescrivere più accertamenti per il paziente, ma non per curare il paziente, ma per il rischio e la responsabilità, per timore della responsabilità, perché c'erano state una serie di regole, soprattutto di creazione giurisprudenziale, che avevano portato a esasperare il rapporto tra medico e paziente. Quindi viene individuata una struttura sanitaria, il soggetto che più di altri può garantire il rispetto al paziente. Perché? Perché la struttura sanitaria è il soggetto che coordina le risorse personali e materiali necessarie per il buon esito del trattamento sanitario. Il medico, più in generale l'operatore sanitario, pensiamo anche all'infermiere, è uno degli elementi che concorrono al buon esito del trattamento sanitario. E tornando alla medicina difensiva, si parlava proprio di un calo delle vocazioni, questo timore eccessivo dei professionisti in materia, su alcune materie specifiche, esatto, ad più alto rischio. Pensiamo a ginecologia, pensiamo a chirurgia plastica, pensiamo a chirurgia in generale. Ci sono delle materie in cui il rischio e responsabilità è altissimo. Ma che cosa significa rischio e responsabilità? Perché noi abbiamo parlato di responsabilità civile e sicuramente c'è stata una giurisprudenza, soprattutto, che ha creato una serie di regole operazionali, si dice, che hanno agevolato il paziente nel risarcimento del danno. Il problema è stato anche un altro. Il problema è stato che spesso il procedimento penale è stato utilizzato per indurre paura nell'operatore. Se guardiamo ai procedimenti penali, le statistiche ci dicono che nella maggior parte dei casi si concludono con un'assoluzione o comunque senza una condanna nei confronti dell'operatore. Ma che cosa significa? Scriveva Carnelutti che il procedimento è in sé una pena, perché pensiamo a un medico sottoposto all'indagine, sicuramente sospeso all'esercizio, o anche non sospeso all'esercizio, è sufficiente un'apertura per l'indagine, perché sicuramente si crea un pregiudizio sociale. Anzi, più la società è meno garantista, cioè meno diffusa la cultura del garantismo, più è facile che sostanzialmente quel professionista subisca un danno dall'apertura di un procedimento. Dal calore che si è messo nella tua relazione, che ci sia assolutamente entusiasmo e una buona percezione di questa legge, però si parlava di qualche campo come consenso che la legge non ha volutamente trattare. Ci sono dei problemi aperti. Uno, ci sono i decreti attuativi da emanare su materie, adesso per l'economia del tempo a disposizione non posso trattarle, ma ci sono dei decreti attuativi importanti
importanti che dovranno essere emanati per dare piena attuazione alla disposizione e quindi rendere pienamente operative alcune disposizioni sulle linee guida. O sulla polizza tipo o sulla specializzazione maggiore in alcune materie per quanto riguarda i collegi tecnici, gli specialisti in specifiche materie nominati dai giudici, quindi i periti nelle CTU. Inoltre, nel penale il legislatore voleva creare un trattamento di favore per il professionista, purtroppo non c'è riuscito, dobbiamo dirlo chiaramente, non c'è riuscito perché è uscita una Cassazione recente che ci dice che l'articolo 6 della disposizione crea un trattamento di minor favore per il professionista rispetto al decreto Balduzzi. Questo che significa? Significa che se l'intenzione del legislatore era diversa, e vi posso assicurare che leggendo i lavori preparatori che sono disponibili sul sito web della Camera e del Senato, l'intenzione era diversa, occorrerà ritornare sulla legge. Cioè, cambiarlo in maniera tale da perseguire appieno l'interesse che il legislatore perseguiva in materia, quindi creare un'area di rispetto per l'operatore sanitario quando si è attenuto alle linee guida sostanzialmente, o quando è stato, possiamo dire più in generale, un colpa lieve, che dunque non sarà chiamato a rispondere penalmente. Ci sono stati dei problemi sia per quanto riguarda l'ambito soggettivo di estensione della decriminalizzazione limitata soltanto ad alcuni reati, omicidio e lesioni, quando invece nella precedente versione si faceva riferimento a qualsiasi reato commesso nell'esercizio delle funzioni. Due, c'è un problema per quanto riguarda l'ambito oggettivo, infatti ci sono state subito più interpretazioni della materia. Una cosa che mi viene in mente sul diritto transitorio, anche perché abbiamo ormai pochi minuti per la radio, certo. C'è un'espressa previsione, perché immagino che esistono una serie, parlavamo di danni lungo latenti o comunque una serie di eventi danno che potrebbero non essere temporalmente ad oggi fotografati o in itinere. Ci sono delle disposizioni ad hoc che prevedono l'operatività di alcune disposizioni a decorrere dai decreti attuativi. Pensiamo all'obbligo di assicurazione per il professionista o per le strutture sanitarie, dato che cambia rispetto al passato in parte. Si prevede che queste disposizioni avranno vigore dal momento in cui il decreto attuativo che stabilisce la polizza tipo, anche la azione diretta nei confronti dell'assicurazione, che è una grande innovazione, quando ci sarà l'assicurazione, perché non è detto che ci sia nei confronti delle strutture sanitarie che potrebbero optare, continuare ad optare per l'autoassicurazione, secondo l'interpretazione prevalente della nuova riforma. Quindi se non sarà emanato il decreto attuativo, non potremo vedere operanti queste disposizioni, così come le disposizioni sulle linee guida. Le linee guida devono essere scritte e occorrerà emanare un decreto attuativo, lo dice espressamente la legge, da parte del Ministero della Salute, che prevederà le regole per accreditarsi presso questo albo e redigere. Anche le linee guida saranno un po' la Bibbia, no? La Costituzione dei saranno certamente importanti, perché attenendoci alle linee guida, ci sarà un trattamento di favore sia nel penale, abbiamo detto ci sono le criticità, sia, e questa è una disposizione che già era prevista nel Balduzzi e spesso è passata sotto silenzio dalla giurisprudenza, ma è sbagliato, sia nel civile, perché si prevede che l'operatore che leda un diritto, quindi sbagli attenendosi comunque alle linee guida, risponda con un ammontare di danni inferiore rispetto al danno arrecato. Quindi la responsabilità civile assume una funzione diversa, probabilmente indennitaria, ma su questo si discute. Grazie mille e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Uslo. Grazie a te. www.lextel.it è il sito di riferimento per le tue visure in camera di commercio, al catasto, in conservatoria, al PRA per nominativo. Richiedi anche informazioni investigative complete ed accurate direttamente dal portale. Per te un unico punto di accesso e un conto prepagato a scalare. Iscriviti gratuitamente e inizia le tue ricerche. www.lextel.it. Svegliati Avvocatura. Cassazione, i migranti devono conformarsi ai nostri valori. Condannato un indiano Sikh che voleva circolare con un coltello sacro secondo i precetti della sua religione. Cesare Mirabelli, presidente emerito della Consulta: attenzione, l'occidentalizzazione degli immigrati non può essere imposta a suon di sentenze. Con noi in linea Carlo Rombolà,
su questa sentenza. Ciao a tutti, buonasera, buongiorno a tutti amici e colleghi in ascolto. Carlo, stavi dormendo ancora, abbiamo capito. Allora, sì, sì, Carlo, ho confuso il giorno con la notte. Sì. Carlo, secondo te questa pronuncia era necessaria per richiamare i principi del nostro ordinamento? Che cosa ne pensi? Beh, io credo che la pronuncia si sia resa necessaria nel silenzio delle istituzioni. Sino ad ora non si era mai parlato da un punto di vista giuridico della necessità di far sì che coloro che si trasferiscono a vivere in Italia, ma più in generale nella società occidentale, siano meno obbligati a conformarsi ai valori del luogo in cui hanno deciso di vivere, pur essendo diversi dai loro. Il principio che ne deriva è che quindi non è ammissibile che l'attaccamento ai propri simboli da parte dei migranti e gli immigrati conduca i suddetti a violare consapevolmente i valori dello Stato che li ospita. Nella fattispecie il caso ha riguardato quello di un indiano di etnia Sikh che praticamente circolava, siamo a Mantova, quindi nel nord Italia, con un coltello, il cosiddetto kirpan, che per la sua religione è sacro, è considerato sacro. Mm-hmm. Il problema è che però si tratta di un oggetto contundente atto chiaramente a fare del male. E la Cassazione, di fronte a l'ennesimo ricorso degli avvocati di questo soggetto che invocavano insomma il diritto alla libertà sostanzialmente di girare con un oggetto per lui sacro, ha risposto che invece se tu immigrato ti trasferisci in Italia hai l'obbligo di sottostare ai valori del paese che ti ospita, ma non in quanto immigrato, in quanto determinati valori, determinati principi giuridici si pongono giustamente al di sopra di quelli religiosi, dei sì, tanto degli italiani quanto degli stranieri, e questo è il punto focale anche, cioè non c'è nessuna intransigenza nei confronti degli immigrati, ma sì, semplicemente ribadire un principio che sta al di sopra. Sì, che è il principio secondo cui l'ordine pubblico è prevalente, ma questo voglio dire anche nell'ambito dell'applicazione del diritto internazionale, no? L'ordine pubblico rimane sempre così, se si può andare alla larga su una interpretazione del genere. Quindi giustamente secondo te non è un attacco alla immigrazione, ai valori della immigrazione, ma semplicemente una conferma che l'ordine pubblico viene prima di ogni altra cosa. Ma assolutamente no, non è un attacco né all'immigrazione né al pluralismo sociale che viene promosso dall'articolo 2 della Costituzione. Né alla multiculturalità che deve trovare posto qui in Italia. Il punto è che esiste un limite che non si può oltrepassare e che è costituito proprio dal rispetto della civiltà giuridica della società ospitante. Anche perché, anche in quella che a noi piace definire una società multietnica, quale comunque l'Italia per fortuna è, la convivenza fra soggetti di diversa etnia, di diversa cultura, con diversi usi e costumi, richiede comunque necessariamente l'identificazione di un nucleo di norme, di principi condiviso, in cui si devono riconoscere, come dicevo prima, tanto gli immigrati quanto la società di accoglienza. E certo, perché l'articolo 2 della Costituzione, che è quello che valorizza poi il pluralismo, no? E quello è il limite della integrazione, è il limite stesso della Costituzione, no? Quindi rispetto dei diritti e della civiltà giuridica dove vivi, e quindi in questo caso di noi che ospitiamo, no? Questo è un po' il concetto della Cassazione. Va bene, Carlo. Noi ti aspettiamo in radio, dimmi Carlo, dimmi. Cioè, io ritengo comunque un approccio condivisibile che non deve, secondo me, essere connotato da elementi anche politici, perché sappiamo tutti che una parte della società invoca
delle norme più, più dure nei confronti di coloro che vengono a stabilirsi nel nostro paese. Però in realtà quello che hanno fatto i giudici è semplicemente applicare dei principi generali del nostro diritto, del nostro ordinamento. Più che altro, come dicevi tu in apertura, se mi posso permettere, è molto interessante l'osservazione di Cesare Mirabelli, che è il presidente emerito della Consulta, il quale ha posto l'accento sul fatto che è importante concentrarsi sul significato e la portata dei valori che la sentenza ha inteso in qualche modo salvaguardare, cercando però di evitare, nell'atto di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico, in qualche modo di trascendere in un divieto generale all'espressione della personalità dell'individuo, certo, che comunque la nostra Costituzione tutela con chiarezza. Mm-hmm. Infatti, e certo, è quello che di cui parlavamo, no? Però noi non siamo politici e ci interessa valutare i principi della Corte di Cassazione, lasciamo ai politici che si scannino se la Cassazione ha detto sì a Salvini o viceversa ad altri. No, a noi non interessa, il nostro è un parere tecnico e tale deve restare, certo. Carlo, un saluto e ci sentiamo con te per le tue consuete pillole di diritto sportivo. Una buona giornata a te. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Uslow Web Radio si ascolta anche tramite telefono. Come? Con la nuovissima applicazione Uslow Web Radio, che puoi scaricare dall'App Store e da Google Play. Con la nuova app di Uslow Web Radio c'è un nuovo modo di ascoltare la radio degli avvocati. Naviga tra le nostre pagine tematiche e approfondisci le materie che ti interessano di più. Puoi ascoltare, riascoltare, approfondire i temi della giustizia, cercare i contenuti e salvarli. La formazione professionale diventa smart. Avevi già scaricato l'applicazione? Per i dispositivi Apple fai l'aggiornamento. Per quelli Android devi cercare nello store la nuova app Uslow Web Radio, la radio per gli avvocati. Da colleghi a colleghi, da oggi in tutti gli smartphone. www.webradiouslow.it www.webradiouslow.it. E alle 7.57 del 18 maggio, dopo aver parlato di due notizie che sono proprio in questi giorni su tutti i giornali, abbiamo appena ascoltato Carlo Rombolà sulla sentenza in materia di immigrati, e andiamo con un'intervista molto piccola ma molto importante fatta da Angelo Marzo al segretario dell'Unione Camere Penali Francesco Petrelli sulla raccolta firme in materia di separazione delle carriere. Ricordiamo che il 22 maggio a Piazzale Clodio a Roma ci sarà appunto un'altra giornata dedicata alla raccolta delle firme su questa importantissima questione. Andiamo con l'intervista. Buongiorno a Francesco Petrelli, segretario UCP. Buongiorno, grazie. Francesco, allora dici in poche battute, lunedì mattino ci sarà una giornata di raccolta delle firme per la separazione delle carriere presso il Piazzale Clodio a Roma con la manifestazione. Sì. Spiegaci così parliamo dell'evento anche in radio. Sì, come sapete l'Unione delle Camere Penali si è fatta promotrice di una campagna a livello nazionale di raccolta delle firme per una proposta di riforma costituzionale di iniziativa popolare per la separazione delle carriere. La nostra iniziativa ha avuto già un successo straordinario perché in meno di due settimane ed esclusivamente utilizzando le sole forze delle singole camere penali territoriali abbiamo già superato la quota di 16.000 credo 400 firme, ma siamo ancora in attesa di dati più aggiornati perché nelle maggiori città italiane la raccolta delle firme sta
ovviamente proseguendo. Il 22 mattina, in occasione dell'inizio dell'ulteriore periodo di astensioni deliberate contro la riforma del processo penale, a Piazzale Clodio, presso la sede della Camera Penale Romana, in concomitanza con la manifestazione nazionale, ci sarà un firma day, un'ulteriore giornata di raccolta delle firme, quindi vogliamo invitare tutti i colleghi, ma anche tutti i cittadini che ci ascoltano, a venire in tribunale e a sottoscrivere per l'iniziativa di legge sulla separazione delle carriere. Benissimo, grazie Francesco, daremo ampio risalto in radio per questa manifestazione, manderemo uno spot spesso. Grazie, grazie, buon lavoro. Buona giornata. Silenzio in aula. Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Uslo Web Radio 331 3097 852, www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android tutti i giorni. Alle 8:01 inizia la nostra parte proprio degli approfondimenti più specialistici. Abbiamo Avvocati e diritto curata da Manuela Leuzzi, omissione e responsabilità medica. Buongiorno a tutti voi colleghi e colleghe in ascolto. Eccoci qui di nuovo insieme con un nuovo appuntamento con la rubrica Avvocati e diritto. Quest'oggi parleremo di una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la numero 21631 del 2017, in tema di responsabilità medica. Più in particolare, i giudici di legittimità affermano nella pronuncia in esame la responsabilità penale del sanitario, il quale si rifiuti di andare a visitare un paziente gravemente malato e poi deceduto, nonostante la segnalazione dell'urgenza da parte degli infermieri. Infatti risponde del reato di omissione di atti d'ufficio il medico che, previa segnalazione di urgenza da parte del personale infermieristico, non si reca tempestivamente a visitare il malato per valutare le condizioni in cui lo stesso si trova. Nella fattispecie in esame, per gli ermellini, anche se il giudice ha la facoltà di controllare l'esercizio della discrezionalità tecnica del sanitario e di ritenere, laddove il suo comportamento non sia ispirato al principio della ragionevolezza, che egli abbia agito con arbitrio, esula da ciò il fatto che il ricorrente non sia intervenuto per una visita diretta nonostante la segnalazione della progressiva ingravescenza da parte degli infermieri delle condizioni di salute del ricoverato. Ricordiamo che nella specie il malato era poi deceduto. Pertanto, nel caso de quo si configura il reato di omissione di atti d'ufficio a carico del sanitario che pone in essere la condotta appena descritta. Termina anche oggi la mia pillola di diritto. Grazie a tutti e buon ascolto su Uslo Web Radio. Uslo Web Radio trasmette i tuoi eventi in diretta. Contattaci webradio@uslo.it. E adesso è la volta di Maria Cristina Fabretti, diritto sindacale dei militari. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Uslo Web Radio. Oggi parleremo del diritto sindacale dei militari. La costituzione di associazioni fra militari a carattere sindacale e la relativa adesione ad associazioni di specie già esistenti sono espressamente vietate dalla normativa vigente, a tenore della quale i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.
Il TAR, con una sentenza del luglio 2014, aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e conseguentemente aveva rigettato il ricorso sulla scorta delle argomentazioni svolte nella pronuncia della Corte Costituzionale 449 del 99 e relativa all'articolo 8 della legge 382 del 1978, ai sensi della quale i militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali. Il TAR in particolare ha ritenuto che le limitazioni della libertà sindacale previste dalla normativa nazionale soddisfacevano le tre condizioni indicate dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ossia la legalità, la finalizzazione a scopi legittimi e la proporzionalità. Inoltre, il TAR aveva valorizzato il dato giuridico per cui la posizione del militare è connotata in modo del tutto peculiare rispetto a tutti gli altri cittadini, ed è tale da dover subire una limitazione dei propri diritti. Con il ricorso in appello contro tale sentenza, i ricorrenti avevano chiesto la riforma della pronuncia anche alla luce di due importanti pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo emesse nell'ottobre 2014. Con tali pronunce, infatti, la Corte di Strasburgo ha affermato che le restrizioni che possono essere imposte ai tre gruppi di soggetti menzionati dall'articolo 11 della CEDU richiedono un'interpretazione restrittiva e devono limitare all'esercizio dei diritti in questione. Tali limitazioni non possono mettere in discussione l'essenza stessa del diritto della libertà sindacale. La quarta sezione del Consiglio di Stato ha quindi rimesso alla Corte Costituzionale il divieto per i militari di costituire associazioni o di partecipare ai sindacati, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1475,2 del decreto legislativo 66 del 2010, cioè il codice dell'ordinamento militare, per i seguenti profili: per contrasto con l'articolo 117,1 in relazione agli articoli 11 e 14 della CEDU, come da ultimo interpretati nelle sentenze del 2 ottobre 2014 dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e per contrasto con l'articolo 117,1 in relazione all'articolo 5 della Carta Sociale Europea, firmata a Strasburgo in data 3 maggio 66 e resa esecutiva in Italia con legge 30 del 99. I prossimi aggiornamenti sul punto dopo la pronuncia della Corte Costituzionale. Buongiorno a tutti e svegliati avvocatura! Uslow Web Radio si ascolta anche tramite telefono. Come? Con la nuovissima applicazione Uslow Web Radio, che puoi scaricare dall'App Store e da Google Play. Con la nuova app di Uslow Web Radio c'è un nuovo modo di ascoltare la radio degli avvocati. Naviga tra le nostre pagine tematiche e approfondisci le materie che ti interessano di più. Puoi ascoltare, riascoltare, approfondire i temi della giustizia, cercare i contenuti e salvarli. La formazione professionale diventa smart. Avevi già scaricato l'applicazione? Per i dispositivi Apple fai l'aggiornamento. Per quelli Android devi cercare nello store la nuova app. Uslow Web Radio, la radio per gli avvocati. Da colleghi a colleghi, da oggi in tutti gli smartphone. www.webradiouslow.it www.webradiouslow.it. E adesso la nostra pillola di lavoro con Roberto Podda su una nuova normativa che proprio la settimana scorsa è passata alla Camera, il Job Act nel lavoro autonomo. Buongiorno e benvenuti a questa nuova pillola di diritto del lavoro, il cui contenuto è obbligatoriamente, direi, dedicato all'approvazione in via definitiva da parte del Senato dell'atteso disegno di legge sul cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo. Approvazione avvenuta il 10 maggio scorso e quindi in procinto di divenire legge, trascorsi i canonici 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Questo provvedimento si articola in due punti. La prima parte è dedicata alla tutela del lavoro autonomo e quindi riguarda i rapporti di lavoro di cui al titolo terzo libro quinto del codice civile, ivi inclusi quindi i rapporti di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile. La seconda parte detta disposizioni dirette a promuovere una nuova e più flessibile modalità di resa della prestazione di lavoro subordinato, ossia il cosiddetto lavoro agile o smart working.
che ha l'obiettivo di incrementare la produttività del lavoro e di agevolare la conciliazione fra tempi di vita e lavoro per il lavoratore. Ora, per quanto concerne la tutela del lavoro autonomo, il legislatore detta alcune importanti e innovative disposizioni su cui in questa sede ci tratterremo in maniera molto sintetica e che rimandiamo poi a successivi provvedimenti. Prima novità, condizioni di pagamento previste per la generalità delle transazioni commerciali che vanno ad applicarsi anche al lavoro autonomo, il che significa che in assenza di un diverso termine contrattualmente stabilito fra le parti, che comunque non può essere superiore ai 60 giorni, il termine per il pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo è fissato a 30 giorni, trascorsi i quali maturano gli interessi di mora al tasso legale. Poi divieto di clausole o condotte abusive da parte del committente, quali quelle che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o di recedere senza preavviso, ovvero di rifiutarsi di stipulare un contratto per iscritto. Tutela del diritto d'autore delle invenzioni del lavoro autonomo, reintroduzione della DISCOL, l'indennità di disoccupazione per i collaboratori, deducibilità integrale, tra le altre cose, di spese di aggiornamento e formazione e misure di sostegno alla maternità e paternità o in caso di malattia e infortunio del lavoratore. Per quanto concerne la seconda parte della legge dedicata al lavoro agile, viene introdotta una regolamentazione e tutele per i lavoratori subordinati che concordino con il datore di lavoro di svolgere la prestazione secondo canoni di flessibilità quanto orario e luogo di lavoro. Così diviene possibile applicare incentivi fiscali e contributivi in relazione a incrementi di produttività ed efficienza della prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali. L'accordo per il lavoro agile tra le parti dovrà poi disciplinare l'esercizio del potere di controllo datoriale sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali, individuando le condotte sanzionabili. In questo quadro, il datore di lavoro è responsabile per la salute e sicurezza del lavoratore che renda le prestazioni in modalità agile, posto che il lavoratore dovrà cooperare con la sua condotta all'attuazione di quelle misure dirette a prevenire i rischi specifici. Il lavoratore altresì avrà diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro così detti in itinere, ossia occorsi durante il percorso dall'abitazione a quello prescelto per rendere la prestazione lavorativa. È inoltre previsto il diritto di disconnessione, ossia il diritto per il lavoratore a non ricevere email o telefonate al di fuori dell'orario di lavoro. Per il momento è tutto e ci risentiamo per gli approfondimenti sulle singole parti della nuova legge. Arrivederci. Svegliati Avvocatura. E per oggi è davvero tutto. Un saluto ai radioascoltatori, un saluto alla regia di Adel e a Milena Miranda che è stata con me in conduzione. E io concludo dicendo a tutti i colleghi in ascolto, che saranno già in giro per andare in udienza, ai quali auguro buone udienze e buona mattinata, svegliatevi ogni mattina col pensiero che qualcosa di meraviglioso sta per accadere. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.